Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Manuel Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, dopo 12 anni insieme ed un figlio di 8 anni, sono convolati a nozze. Dopo il grande giorno poi l'attrice si è lasciata andare ed ha raccontato un retroscena sul matrimonio, ammettendo qual è stato il momento più emozionante. Le nozze di Manuela Arcuri, Manuela Arcuri ha detto sì. Anzi, potremmo dire che ha ridetto sì, dal momento che tecnicamente i due si erano già sposati nel 2013 a Las Vegas. 9 anni dopo e, soprattutto dopo aver avuto un figlio, Mattia, che oggi ha 8 anni l'attrice ed il suo compagno di vita, Giovanni Di Gianfrancesco, con cui fa coppia fissa da 12 anni, si sono giurati di nuovo amore eterno. La location scelta? Il castello Odescalchi, sul lago di Bracciano, una cornice da sogno, a dir poco principesca. A testimoniare ogni momento della giornata, ci hanno pensato i fotografi di Chi, che hanno avuto l'esclusiva sulle nozze. I testimoni della sposa, come era già trapelato tempo fa, sono stati Alberto Tarallo e il presidente del CONI Giovanni Malagò. Tutta la cerimonia, comunque, è stata a dir poco da sogno. L'Arcuri ha fatto il suo ingresso a dir poco trionfale con la sua corona luccicante sul capo e con indosso uno dei 3 abiti, che poi ha cambiato nel corso della serata. Il primo era aderente, in pizzo, scollato, il secondo, messo in occasione della festa, era beige con una fantasia floreale, il terzo, invece, indossato per il taglio della torta, era decisamente più sensuale degli altri ed era bianco, ma con diverse trasparenze. A portare le fedi ai genitori, poi ci ha pensato il piccolo Matteo, il figlio della coppia. Del resto, non sarebbe potuto essere altrimenti. Dopo le nozze poi Manuela Arcuri ha voluto commentare il lieto evento ed ha raccontato diversi retroscena, alcuni dei quali del tutto inaspettati. Il retroscena sul matrimonio, Manuela Arcuri, commentando le sue nozze, in primis ha parlato del fatto che a portare le fedi sia stato proprio suo figlio. A questo proposito ha detto, consiglio a tutti di aspettare tanto, di avere tempo per conoscersi e apprezzarsi, e di sposarsi avendo già un bambino, vederlo portare le fedi è un'emozione unica per noi e per lui, che ricorderà questa giornata per tutta la vita. Poi ovviamente non sono mancati anche retroscena inediti sul matrimonio. Ad esempio, ha ammesso qual è stato per lei il momento più emozionante in assoluto, quando mio papà è entrato e mi ha detto, quanto sei bella, sembri una principessa, mi sono commossa. Ed a questo proposito ha ammesso senza mezzi termini che è stato proprio questo, il momento più emozionante. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.